Allora, questa cagata che mi avete scritto all'SMS 331-621-4013 mi fornirà la prima domanda al question time delle lezioni di Galateo di oggi. Eccolo qua, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo raggiunto, è in viaggio per un locus amenus il nostro maestro di Galateo. Buonasera Lapo Mazza Fontana. Buonasera. Buonasera a voi, buonasera. Purtroppo quest'oggi il mio chauffeur, il mio autista, era probabilmente accompagnatosi con qualche gnocca, per cui mi ha lasciato alla guida della mia vecchia Rolls. Lei si rende conto che questa è una drammatica cartina al tornasole della decadenza del suo una volta status di nobile? Ma guardi, purtroppo l'aristocrazia si è sempre barcamenata e non a caso c'era il famoso film Miseria e Nobiltà, insomma, è sempre stato, perché si sa che l'aristocrazia è di sangue e non semplicemente di denaro, naturalmente. Abbiamo poco tempo, ha dei risvolti anche negativi, è chiaro, soprattutto per il mio chauffeur. Naturalmente. Allora Lapo, abbiamo pochissimo tempo, 7 minuti, quindi gli ascoltatori sono invitati a già questionare al 331-621-4013, come al solito abbiamo noi un paio di domande per lei per scaldare la situazione. Mi raccomando, ogni tipo di domanda in merito alle regole del Galateo, ok ascoltatori? Naturalmente. 331-621-4013. Un ascoltatore ci dice: ma il Galateo non permette di portarmi il cane sull'aereo senza metterlo nella stiva? Cioè, ma non avete capito? Il Galateo non vuol dire il mondo come cazzo lo vorrei. Leggi, sì. Lo vorrei io. Ma no, però non è del tutto. Cioè, il Galateo dice innanzitutto che i cani sono un elemento fondamentale, anche perché il Galateo viene comunque un pochettino, coinvolto nel sistema aristocratico. Non c'è niente di più aristocratico di un cane. C'è un Welsh Corgi, magari. Certo. West Corgi sicuramente, ma noi sappiamo che certe volte le compagnie aeree sanno essere molto cafone e questo è senz'altro contrario a Galateo per by definition, diciamo, no? Lapo, tornando ad un argomento che abbiamo toccato prima con il giovane Nasso, cioè il lavoro, mi veniva in mente questa cosa: ti trovi a lavorare con una persona magari che vedrai quella volta lì e probabilmente mai più, perché è un one shot di qualcosa, e ti rendi conto che quello è un grave incompetente. Sì. Diciamo che tu puoi portare a casa comunque la giornata lo stesso, senza angariarti troppo, e invece qualcosa ti spinge a dirgli che è un incompetente. Quando hai ragione? Quando ti fai i fatti tuoi o quando metti nero su bianco? Ahimè, qui c'è naturalmente un conflitto di interessi tra il servire la verità e la giustizia e il servire eminentemente il Galateo, che a volte non è a sua volta servitore di verità e giustizia. Però questo è uno dei classici paradossi che attanagliano la nostra società. In questo caso naturalmente il Galateo consiglia di essere il più delicati possibile, ma spesso e volentieri il nostro fegato ci dice esattamente il contrario. Mi raccomando, si contenga. Cribio. Cribio, certo. Caro professore Mapo Lazza Fontana, volevo chiederle... Siete in forma oggi pomeriggio, accidenti. Allora, volevo chiederle il guanto. Poi là. Ecco, allora il guanto, la donna, la signora non lo toglie mai, il signore, il gentleman lo toglie sempre, è vero? Sì, è vero. Ma che cazzo ridi? No, non è vero, nel senso che il gentiluomo non è che lo toglie sempre, nel senso che per esempio un'altra battaglia che si può condurre oltre a quella famosa del caminetto e quello della riserva di caccia personale sì. È anche quella del guanto alla guida dell'autoveicolo, non solo del motoveicolo. Cioè io per esempio sono uso andare sempre sia sulla mia vecchia Rolls che sulla mia Mini con i guanti. Anche d'estate il guanto di filo è apprezzato. Ora questo si sa che è una battaglia di retroguardia, però in questo caso usciamo dalla fattispecie del guanto tolto dal maschio. Ma detto questo, il maschio non si presenta mai con il guanto nel momento che stringe la mano, con il guanto invece la signora sempre invece con il guanto una volta che ce l'ha su. Ah, senz'altro, nel caso della stretta di mano senz'altro, come poi c'è anche l'altra vexata questo sul baciamano in pubblico col piedino, con l'inchino, senza l'inchino, ce n'è. Senta, a proposito, per parlare di un argomento di stretta attualità, questa sera ci sarà il confronto TV su Sky tra i 5 candidati delle primarie del centro-sinistra. Tra i 5 c'è una donna. Dovrebbero far parlare prima lei?
Ma senz'altro, poi se la donna, se non mi ricordo male, si chiama Laura Puppato, è vero? È vero. Ma cosa ridi? Ma perché? Sei scemo. Ma sei totalmente scemo. Non si prendono a fingere i cognomi. Ma ce la fai? No, te lo insegniamo noi. Ma no, ma già uno che si chiama Renzi, che voglio dire, da noi in Toscana suona anche bene, ma in milanese suonerebbe molto male. Come no, ma io non ci posso credere che stiamo arrivando. D'altra parte, guardate, i candidati del PD sono quanto di più risibile possibile già simetipsi, diciamo, usando sempre un bel latinorum. Per cui, comunque, per rispondere più propriamente alla sua domanda, sì, bisogna lasciar parlare lei. D'altra parte non c'è niente di più cafone che i politici in Italia, questo lo sappiamo. Il cane dell'ascoltatore che non può, che vuole portarlo in aereo, lo chiama Suca, dice Suca. Senta, non faccio ulteriori commenti. C'è un SMS che cercheremo di edulcorare un pochino, al quale però lei probabilmente potrà rispondere, perché troppe volte ha fatto riferimento, diciamo, a quell'argomento lì. Domani ci dice Sergio, è la giornata della gentilezza. Come trattare le professioniste del meretricio, le stimate professioniste del meretricio, esatto, vorrete dire. Sì, stimate. Ma come trattarle? Beh, ma naturalmente esiste una regola aurea che l'aristocrazia ha sempre cercato di applicare e si spera che venga estesa a tutti quanti, e cioè bisogna sempre trattare la professionista del meretricio esattamente come se fosse la nostra fidanzata, e in qualche maniera anche viceversa, in realtà norma di Galateo non c'è alcuna differenza, perché una professionista del meretricio è pur sempre una signora, qualsiasi cosa essa faccia. Noi non possiamo stimarla in maniera negativa semplicemente per via della sua professione, peraltro nobile e stimatissima. Ma io propongo che d'ora in poi le domande siano fatte con questo, cioè, questo tono qua, perché sennò ci porta. Posso vestirmi di nero un matrimonio sabato? Mai. Dai, neanche se lapidario. Aspetta, neanche se un matrimonio tipo di un DJ famoso, una roba un po' naif. Mai. L'unica cosa che cazzo, si può accettare... Sai che ho sbagliato tutto? Tutto. No, senti, senti, vestito nero, con All Star nere e bretelle. No, allora l'unica cosa permessa di nero, in realtà, che è un punto di nero che è quasi un blu notte, per cui non è un vero nero, è la giacca del tight, naturalmente. E questa è l'unica cosa, però un completo nero è veramente un po' mortuario, non si può vedere. Così come non ci si può vestire di bianco, naturalmente, se non i coinvolti personalmente di sesso femminile, naturalmente. Queste cose si è tassativi. Sai che purtroppo siamo in GR, perché i nostri ascoltatori volevano sapere la sua in merito alla questione Petreus. Cioè tradire la moglie cozza ma lasciare il posto di lavoro per rispetto dell'istituzione. Però è finita così. Possiamo solo dire che tradire la moglie è sempre una cosa a norma di Galateo. Il Galateo te lo consente. Sempre erga omnes toto cielo. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao. Salutiamo.